Ti stai chiedendo quale sia il miglior formato video per YouTube? Lo vediamo in questo tutorial. Ciao, sono Paolo e oggi vediamo qual è il formato che ti permette di ritenere la massima qualità quando carichi un tuo video su YouTube. Nel caso tu non lo sapessi, infatti, YouTube, una volta che ha acquisito il video sui suoi server, procede poi a ricodificarlo ed è perciò importantissimo che gli forniamo un file con la massima qualità possibile e con le specifiche che ci richiede. Partiamo dal codec. La scelta è quasi scontata e cade sull'onnipresente H.264. Utilizzatissimo sia in fase di acquisizione in molte videocamere, sia in quella di distribuzione, è la scelta migliore anche quando vogliamo condividere filmati sul web. Il motivo è molto semplice, a parità di dimensioni dei file è quello che fornisce la miglior qualità. Quindi, nel tuo programma per l'editing o per la codifica, selezionalo. Ovviamente sarebbe bello se fosse finita qui. In realtà questo algoritmo può avere delle varianti al suo interno che non ti sto a spiegare in dettaglio perché è un discorso molto complicato e lungo. Quello che devi sapere è che il profilo di H.264 che YouTube ci richiede è il High, il suo Entropy Mode è il Kabak e ovviamente il filmato deve essere in progressivo e non in interlacciato. Questo perché andiamo a caricare un video che sarà visto su PC, smartphone e tablet e non su vecchi televisori. Per quanto riguarda il bitrate, cioè la quantità di dati per secondo, YouTube ci dice che possiamo lasciarlo in automatico. Anche se come riferimento ci suggerisce di selezionare 8000 kilobit al secondo per filmati in Full HD e 5000 per filmati in HD. Possiamo aumentare questi numeri, ma tieni presente che al loro crescere aumentano le dimensioni dei file, con maggiori tempi richiesti per il caricamento e maggiore spazio richiesto per l'archiviazione. Per quanto riguarda l'estensione, cioè il contenitore, l'MP4 è la scelta migliore. Ovviamente il frame rate, cioè il numero di fotogrammi al secondo, dovrebbe essere lo stesso cui è registrato e montato. Se per esempio hai scelto 25 fotogrammi al secondo in queste due fasi, assicurati che sia lo stesso quando carichi. Ok, questo per quanto riguarda la parte video. E per l'audio? La scelta qui ricade sul codec AAC-LC, che ovviamente sia stereo e con una sample rate o frequenza di campionamento di 48 kHz. So che tutto questo può sembrare complicato, ma una volta settato questi parametri nel tuo programma per la codifica e salvati come preset, dopo devi semplicemente selezionarli al momento dell'esportazione e te ne puoi tranquillamente dimenticare. Magari stai pensando, ma il mio programma ha già la funzionalità esporta per YouTube, non posso usare quella? La risposta veloce è potresti farlo, perché comunque in genere hanno parametri che più o meno vanno bene con quello che YouTube ci richiede. Se però vuoi il massimo sia del controllo che della qualità, creati un preset con i parametri che ti ho detto prima e che adesso ti riassumo velocemente. Codec H.264 con profilo High, Entropy Mode Kabak e bitrate che può essere o automatico oppure 8000 kilobit al secondo per filmati Full HD e 5000 kilobit al secondo per quelli in HD. Estensione o contenitore in MP4. Numero di fotogrammi al secondo che sia lo stesso cui è registrato o montato, a patto che sia compreso tra 24 e 60 fotogrammi al secondo. Filmati in progressivo e non interlacciato, quindi ad esempio 1080p e non 1080i. E infine, audio 48 kHz compresso in AAC-LC. Spero di esserti stato chiaro ed aiuto, se hai domande o dubbi commenta pure qui sotto. Non dimenticare di iscriverti al mio canale se non l'hai già fatto e visita il mio sito cliccando il link nella descrizione. A presto, ciao!